Salve a tutti gamers e bentornati in questo nuovo episodio di Tales of Iron. Ok, carica partita, slot 1. Pronti? Via. Ci mancavano ancora poche corone. Purtroppo la missione disponibile al momento era di far fuori, se ricordate, la regina delle Zanzi, che ha un sederone. Vabbè. Insetti di quel genere ce l'hanno, penso che deponga un botto di uova la signora. Massimo rispetto, eh? Non deve essere facile partorire 800 uova al mese, non so bene quanto i zanzi producano, ma a giudicare da quante ce ne sono nelle fogne sono tante. Allora. E uno è andato. E anche l'altro è andato. Gli attacchi della regina sono lo sputo, l'ondata velenosa, l'oscillazione delle chiappe e vabbè, il classico The affondo. Mozzie Queen, thou mother of the swarm, never stop Questo è veramente pericoloso. Questo attacco mi ucciderà. Allora, come lo schivo? Se io sono già, per lei è già al bordo, io posso schivarlo portandomi sotto di lei o mi colpisce in egual modo? Che belli gli effetti di luce. Col topo che diventa buio. Allora. The Mozzie Queen, thou mother of the swarm. They never Ma stop sono while she lived. stupido? Ma sono stupido? Ok, fin tanto che la regina è. No, se sono sul bordo io non lo posso schivare. È un bel problema. Perché mi rende la battaglia più complicata. Questo significa che quando lei fa l'attacco velenoso io non mi posso portare dietro perché se lo faccio a quel punto non ho lo spazio di manovra per schivare. Mi sembra una battaglia di pazienza, io devo avere la calma di non essere aggressivo. Attenzione. Well played, regina. Well played. Attenzione. Gireggiamo lentamente. No. Attenzione. Ah, lo po posso interrompere quell'attacco, fico. Oh mio Dio. E cade di là. Regina, lei ha più assi nella manica di quanto io mi sarei aspettato. Ora mi sto divertendo. Sì, però questa cosa potevamo risparmiarcela, eh. A posto. Molto fico, allora. Devo stare attento. Devo stare molto attento all'attacco in rincorsa e ricordarmi che quando si ficca col culo di fuori mi spara il raggio. Ok. The Mozzie Forza, Queen, regina.
Dammi quello che hai. Ok. Almeno lei non devo preoccupare. No! No, perché ho fatto questa cazzata? Perché non riesco mai a iniziare un combattimento in modo decente? No. Allora, per adesso gli attacchi sono ancora basici, ma io sono stronzo! No, gara, facciamoci uccidere. Io voglio uccidere, regina. Devo non essere avido, devo non essere avido, per lo devo ripetere sempre, perché sono troppo avido, maledizione. È questo che a me mi fotte in questo genere di giochi. Voglio portare la vittoria a casa in modo molto rapido, e questo non si sposa bene con la filosofia. Ok, tutto pronto, tutto attivo, vai così. The Mozzie Queen, foul mother of the sea. They never stop while she lived. Ora si pianterà il culone. Schivato perfettamente. Ora evitiamo. Via. 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 Perfetto, stiamo giocando decentemente ora. Ah, schivato, maledetta. Non ho fatto in tempo. Non ho fatto assolutamente in tempo. Attenzione. No, sono un idiota. Sto sprecando molte frecce e mi servono le frecce. Attenzione. Devo dire che questo attacco, una volta che ti tieni a distanza, non è letale. Il pungiglione del re era molto più preoccupante. Via. A posto. Ok, piano, piano, piano. Ora, cosa farà? Attenzione. Ok, sputa il veleno dalle spalle. Ondata classica. Ma dai. No, 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 no. Attenzione. No, via. Ok. Ero troppo vicino. Beh. Ma fregata sto giro. Attenzione. Che cade di peso. Attenzione di nuovo. Ma dai, regina. Allora, siamo entrambi conciati malino, eh. Questo attacco fa male solo. No! Perché ho fatto questa cosa? Perché mi sono deconcentrato. Questo attacco fa male solo quando va a toccare terra, diciamo. Ok. Innaffiami tutto, regina. Suona malissimo. No! Dovevo andare indietro, c'avevo lo spazio per poterla attaccare di testa. Ok, mi sto comportando comunque meglio rispetto al re, eh. Posso dirlo? Questo pattern mi piace un po' di più.
Questi due sono fastidiosi, ma ormai. Allora. Che bello che negli angoli diventa scuro. Adoro questa cosa, comunque. Questi tubi, mi chiedo, li abbiamo fatti noi? Ratti o sono roba umana? The Mozzie Queen, foul mother of the swamp. Ora indietro perché c'è. Ah! Ok, c'è la tondolata di chiappa. Ok. Super safe. Ora mi. Oh! Mi schiaccerà col suo po' imponente. Perché mi sono parato quando dovevo schivare? Questo lo sa so soltanto Dio. No, ma no, 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 pessimo inizio. L'altro inizio è andato così bene. Perché invece a sto giro così schifo? Ma non lo so, sono io che sono un vero idiota. L'unica soluzione decente è questa. Voglio arrivare alla fine di questa battaglia, comunque. È un nemico talmente veloce che la lancia temo che perderei troppe occasioni. Se è The Mozzie potente, gli Queen, leverei più danni, però. foul mother of the swamp. They'd never stop while she lived. Proviamo, dai. Ma. Questa non conta, me la concedete come soltanto test? Di nuovo, mi sto incazzantino, mi sto incazzando un pochettino. Ecco. Mi sto un pochino incazzando. The Mozzie Queen, foul mother of the swamp. Arretriamo They'd never lentamente, così. stop while she lived. Ok. Due, tre. Regina vuole ciondolare? Ok. Ok. Adesso proverà a schiacciarmi. Tre. Ok, ciondolata evitata. No! Non me l'aspettavo, pensavo che volasse in aria. Ah. No, via. No, no, no! No, perché mi distraggo? Penso a quello che potrebbe fare, non mi concentro sulla mossa che sta facendo ora. Devo essere più reattivo, meno riflessivo. Due, tre, uno, vai! Perfetto. Abbiamo tolto una barra di vita. Procediamo a levargli la seconda. Via! Wow! No! Quello dovrebbe cominciare a fare gli attacchi strani. Cioè no! No, 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 no. Regina, no. Brava che schiva comunque. Ok, brava. No! Protezione, devo imparare questo pattern. Ma dai. Attenzione. Mi allontano nel caso voglia fare l'attacco ciondolante. Sbaglio io a lanciare una freccia quando si rialza. Lo so che poi va. E cadrà di culo, non me ne immagino, di culo, di un sacco di patate.
Via, protezione. Via. Protezione. No, 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 no. Che farai ora? Di qua. Scudo. Ok. Stiamo giocando benino. Tantissimo. Di qua. E ora cadrà come un peso morto, vero? Allontanarsi subito. Allontanarsi dalla linea gialla. Puro della regina in arrivo fra mezzo secondo. Via. Ok, posso martoriarla quanto voglio. Mio dio. Ok, devo stare concentrato. Potrebbe essere la volta buona. Ma non mi devo far prendere dall'ansia. Ho vinto. La fine degli zanzi. Sì. Trofeo della fine degli zanzi. Porca miseria. Non mi serve più la difesa con gli zanzi, ma ha una difesa di base mostruosa. Ma che fico. Il peso aumenta, ma non supera la soglia del midroll, quindi... Metti via. E abbiamo anche tre progetti, blueprint, nuovi. Possiamo andare a casa a ricostruire il nostro trono, che finalmente ci darà una ragione di essere come re. Che figata, che figata, che figata. C'è tempo di tornare a casa. C'è tempo di tornare a casa per vedere la fine di questa missione della ricostruzione del trono. Dai, dai, ci sta come finale di puntata. Sono stati due puntate in cui effettivamente non abbiamo portato avanti molto la trama, però... Aia. Però, signori, anche far fuori le minacce del regno è importante, quindi... Io vi bevo alla salute di vostra madre. Dicevo, anche alla fine... Mettere in sicurezza il regno è il ruolo di un re, quindi... Dai, sono troppo eccitato, non sto pensando più a dettagli. Vai! Dai, dai, dai! Avevi poco liquido tu, ragazzo, eh? Non eri il top. Il modo più veloce è passare da lì e tornare al, alla base dei ranger e lì usare il trasporto rapido. Ecco qua, acrobazie, topesche, che mi comunque mi ricevo un minimo di danno. Io non posso credere che sia fatta apposta, credo che abbiano sbagliato a regolare, diciamo, il danno da caduta, perché se tu mi metti lì la scala, io da lì devo saltare, non esiste che mi faccia male. A posto. Allora, siamo a 18 minuti. Sì, dai, come finale di puntata ci sta a riuscire a fare... A rimettere a posto il trono. Dai, 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 dai. Comunque, continuo ad avere... A mantenere dei, diciamo, come posso dire, una buona opinione di questo gioco. Mi sta piacendo tantissimo. Finita questa run in compagnia, probabilmente ne farò un'altra ad hardcore. Non l'ho fatta subito ad hardcore e c'è un motivo. Guardate quanto sto morendo ora. Se l'avessi fatta ad hardcore sarei morto forse anche il doppio. Francamente, io posso anche divertirmi a passare una serata a far fuori un boss, ma 3 ore di video di me che cerco di far fuori il re delle zanzare, insomma, magari anche no. Ecco. Ci vuole sempre il giusto equilibrio fra avanzamento e difficoltà. O poi magari voi siete bravissimi a questo livello di difficoltà, praticamente facciate tutto, non lo so.
Cioè, così bravi, buon per voi. Io purtroppo sono una schiappa, quindi mi tocca andarci più con i piedi di piombo. Dicevo, ottimo time, ottimo timing. Allora, saltiamo, facciamo un salto a posto. Olè, olè. Guarda che figo. Allora, usciamo da qui. Mi chiedo questo pozzo d'acqua dove la prenda, perché non c'è acqua qui sotto. Tu cosa fai, ragazzo mio? Bello. Fortezza Cremisi. È ora di riscattare il nostro premio. In viaggio, ok. Ok. Ma che bella, voglio vedere questa fortezza ripresa. Nostro fratello, tu sei là a non fare niente. Vedi, sarebbe carino un minimo più di aiuto, ma... Allora... no. Datemi un secondo, ok? Qui non c'è niente. Ecco il nostro fabbro di corte. Sì, ho delle nuove ricette. 12. Aumenta il danno a una mano, però mi aumenta troppo il peso, metti via. Crea. Aumenta il danno a una mano, mi aumenta troppo il peso, metti via, crea. Anche questa è una naginata, dovrebbe essere un'arma a due mani, però me la dice una mano, va bene. Peso non lo aumenta più di tanto, anzi. Proviamola. Dai. Questo invece è uno spadone grosso a due mani, ma aumento troppo il peso. Una bella katana. Wow. Aumenta il danno a due mani e diminuisce il peso. La proviamo. Penso che mi cala un po' la distanza, ma sono curioso. Balestrone! Raddoppio il danno a distanza e aumento di leggerissimamente il peso. Dai. Balestrone raro, ok. Cos'è? Equipaggia, dai, ci sta, ci sta. Effettivamente è dorato, non è più viola. Uno scudo. Aumenta un po' la difesa, ma troppo il peso in confronto. No, no, no. Un elmo. Mi riduce un po' il peso e non mi causa particolari variazioni di difesa. Equipaggia. Bello, dai, ci sta. Ho più peso di manovra. Cappello da bardo? No, non... grazie. Riduce un po' la difesa di molto i zanzi, ma non mi serve. E questo è il modello raro. Mi dà un enorme vantaggio di difesa. Cioè, di peso, però riduce troppo la difesa. No, 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 va bene. Grazie, fratello Fabbro. Anche questa non scherza però come a lungo, eh. E abbiamo una lancia come arma. Va bene, testeremo questo nuovo setting il prossimo episodio. Andiamo a riscuotere finalmente la nostra ricompensa, il trono nuovo. Now he had a throne room to be proud of. Wow. Not like his father's, but he was his own king, doing things differently. Not hiding zombies in the crypt, for example. Già. Una sala del trono degno. Ok, fico. Io direi che possiamo chiuderla qui. Ci sarebbe da far partire la prossima missione, ma abbiamo rimesso a posto la sala del trono, anche questo è importante. Ragazzi, è stato un bel episodio, una bellissima boss fight, non è durato neanche tanto, quindi io direi che possiamo ritenerci soddisfatti e con il nostro Regi qui, seduto in bilico sulla banchina fuori la sala del trono, in attesa di un'udienza con noi stessi, ci lasciamo
E ci rivediamo nel prossimo episodio di Tales of Iron. Penso che siamo in un buon punto della trama. So che il gioco non è lunghissimo, quindi in teoria siamo messi bene. Allora, come sempre, spero che vi sia piaciuta la puntata. Il combattimento l'ho trovato più interessante di quello contro il Re Zanzi, quantomeno me la sono gestita un pochino meglio. Da Gaigan è tutto, e ovviamente alla prossima!